Buonasera, io sono Chiara Becchimanzi. Becchimanzi. Tutto attaccato. Becchi come beccare, Manzi come Manzi della macelleria. No, lo specifico per evitare che succeda quello che succedeva alle medie, cioè di essere chiamata Beccamanzi, Beccamazze, Bocchimanzi, Bocchimazzi, ma anche solo Bocchi, così per brevità. Mio padre mi consigliava di rispondere che viene dal tedesco Beckmann, ma quando ci provavo mi disegnavano le svastiche sullo zaino e mi urlavano Bocchimanzi, fai bocchini ai nazisti. Però una cosa proprio utile come strategia, diciamo, non era... Dice, ma perché questo accanimento? Perché io alle medie ero un cesso immondo, una roba proprio, e quindi ero anche secchiona, perché dovevo pur trovare una strada nella vita, no? Cioè, avete presente quelle che rispondono sempre, anche quando hanno già il massimo dei voti, anche quando nessuno chiede nulla. Deng Xixian, detto Deng Xiaoping, nato a Paifang, contea di Guangdong, provincia del Sichuan, nel centro-sud della Cina, il 22 agosto 1904. A bocchi mamma, è l'ora di educazione fisica. Ma te vuoi muove che sei una cicciona? E c'aveva ragione. C'aveva ragione, era una cicciona, tipo Ercolino sempre in piedi, cioè, avete presente? Però io se cascavo, cascavo, cioè non è che tornavo... Con gli occhiali spessi e tondi, perché io non vedo niente, cioè... Adesso se mi levo le lenti a contatto vengo catapultata in un quadro di Pollock in cui c'è so UFO e te potresti essere Brad Pitt o brunetta, non farebbe nessuna differenza. Anzi, forse brunetta da in piedi la farebbe comunque. Quindi se qualcuno volesse sedurmi, basterebbe togliermi le lenti a contatto. Almeno vi risparmiate i soldi dei cocktail, no? Però poi vedete, sta bene che io pomici con le vostre narici, perché non vedo la proporzione, non ci vedo, non vedo un cazzo. Sì, è così. Quindi cicciona, gli occhiali e l'apparecchio, come te sbagli, e incastrati nell'apparecchio i pezzi di prosciutto. Nessuno me vuole, almeno lasciatemi gli insaccati. Tra l'altro, fra l'arcata superiore e quella inferiore dell'apparecchio c'erano anche gli elastici, simili in tutto e per tutto a fili de bava. Ogni vocale aperta è una puntata The Walking Dead, praticamente. Roba. Cioè, era una roba forte io alle medie, infatti non mi spiegavo perché per insultarmi utilizzassero la questione bocchini. Perché, data la mia condizione de busta de piscio, no? Ma io che probabilità c'avevo di vedere un uomo nudo? Ma scarse! Scarse quanto quelle che c'ha Sansa Stark da Vena Gioia! Scarse! Scarse! Ed è stato allora che ho imparato che in realtà i modi di insultare una donna hanno raramente a che fare con com'è veramente, ma più che altro col fatto che è donna e basta. Tipo quando sbaglio manovra e mi urla una troia! Ma perché? Ma che c'entra l'essere troia con lo sbagliare manovra? Cioè, più traffico gestisco in vagina, meno ne reggo sulla tangenziale? Capisco? Non si capisce, cioè non è... Di chi è sta teoria? Dei Novax? Chi l'ha inventata? Chiamami idiota, rincoglionita, imbranata, deficiente, ma no troia. L'ultima volta ho provato a rispondere così, ma intanto mi sono distratta, ho tamponato una davanti. E quella, sta puttana! Perché le donne mica sono meglio, pure alle medie c'erano quelle belle, magre, col culo alto, che dicevano, ma Chiara chi se la piglia, raga? E i maschi rispondevano con la sagacia tipica del maschio tredicenne. Perché voi sapete, no? Che... Perché, no, voi lo sapete, lo so che lo sapete, che il maschio a 13 anni raggiunge il picco più basso del suo stadio evolutivo. Cioè, quello, l'anello mancante tra Neanderthal e Sapiens, è il maschio a 13 anni.